Ultimo appuntamento per quanto riguarda Medioevo nella terra degli Chalands, un evento che si è portato avanti per ben 7 tappe. Oggi siamo a Bar per questa, diciamo, ultima tappa, una cornice decisamente molto interessante, una cornice che avvolge il pubblico e tutti i partecipanti in un'atmosfera veramente magica. Avete organizzato veramente due belle giornate. Sì, oggi appunto è l'ultima tappa, siamo molto contenti di poterla organizzare qua nel nostro borgo, che è molto conosciuto per via del Forte di Bard, che organizza eventi culturali e manifestazioni varie, però c'è anche il Borgo Medievale, che è un borgo molto importante. Ci sono varie case storiche che rappresentano appunto questo periodo e che spesso anche un po' dimenticato e tralasciato proprio per via dell'imponenza della fortezza, ma che invece racchiude tutta una serie di documenti piuttosto che varie case che sono appunto inserite nell'elenco di case medievali. Diciamo che si può leggere la storia del Medioevo passeggiando in questo borgo, un borgo decisamente molto carino, accogliente, dove l'amministrazione comunale ci mette praticamente anche il cuore per renderlo bello, accogliente, fiorito, pulito e decisamente in questa magica atmosfera. Avete organizzato due giorni per, in conclusione di questo evento, ci racconti come si sono sviluppati? Assolutamente sì, allora nella giornata di ieri, sabato sera, verso le 18.30 è iniziato uno spettacolo un po' particolare, in quanto abbiamo cercato di mettere insieme la musica con vari strumenti e la storia dei conti degli Chalands attraverso uno spettacolo appunto di Maria Olivero, che insieme alle sue colleghe ha riprodotto un po' la storia dei conti intervallandola con delle ispezioni musicali, di racconti e creando proprio un'atmosfera particolare. Dopodiché c'è stato l'aperitivo offerto dall'Associazione Culturale Borgo di Bard e per le vie del borgo, insomma, c'è stata una sfilata e con le persone vestite. E oggi invece, nella giornata di oggi, abbiamo una serie di gruppi storici che sono venuti a trovarci sia della valle sia fuori valle, e ci sono vari eventi organizzati come i giochi per i bambini, piuttosto che delle varie botteghe artigiane di una volta, quindi quei vecchi mestieri che si facevano un tempo. Numerosi sono i gruppi che hanno partecipato a questo evento e vorrei ringraziare in particolare il Carnevale Storico de Verres, il gruppo Château de Sogne, Le Corps du Herald de Fenis, il Comitato Conti di Châtillon, i Menestrelli di Avalon, Gilda del Corvo Bianco, il Mastio di Ivrea e Ars Mercatorum di Treviso. È un onore avere la contessa con me, Caterina, una delle 60ª Caterina. Siete oggi una giornata di festa, si conclude questo itinerario medioevo nella terra degli Chalands, in questo borgo di Bar che è magnifico, con il forte che lo sovrasta. Diciamo che a parte il tempo è una giornata veramente da segnare sul calendario. Sì, a parte che con questi costumi noi stiamo bene anche con questo clima, devo dire la verità, oggi è perfetta, le condizioni sono perfette. E il forte sì, ma il borgo, io trovo che quando siamo venuti su in sfilata, siamo 25, bellissimo, perché ogni angolo di questo borgo è trasuda storia, trasuda anche medioevo, ecco, forse non è un aspetto che non viene sempre enfatizzato, si parla sempre del Forte di Bard, ma c'è tutta una storia anche dietro, con la Maison des Chalands, eccetera, per cui noi qua ci sentiamo veramente a casa, devo dire ci sentiamo veramente a casa, ogni angolo, abbiamo lavorato molto come comitato del Carnevale di Verres, come vedrai ogni
ogni vetrina ci sono degli scudi, delle bandiere, c'è di tutto. Siamo due o tre caterine oggi, devo dire, e c'è una bella atmosfera. Come dici, è l'ultima di questa edizione Medioevo nella Terra degli Chalands 2024, che è stata ricca, si sta arricchendo, soprattutto notato dal punto di vista culturale, artistico, e quindi sta crescendo, come dicevamo, e oggi trovo che c'è proprio lo spirito degli Chalands, trasuda tutto il borgo, trasuda spirito della casa degli Chalands, quindi spero proprio di chiudere col botto, come si dice. Come Caterina, come ti senti? Perché qua c'è un'atmosfera che praticamente vi abbraccia, anche il pubblico che è presente viene coinvolto. Non ti sembra di essere, diciamo, in un borgo medievale? Ti sembra di essere preso, rapito e portato via. E qui vedi un pochino, se chiudi gli occhi, la storia di Caterina, tutto quello che è capitato, questo Medioevo che ha dato praticamente una svolta a tutta la Valle d'Aosta. Certamente, questa la casa di Chalands, la storia del titolo, del passaggio del quando sono diventati conti, che ha cambiato tutta la dinamica, gli equilibri della famiglia. 600 anni proprio. 600 anni proprio in questo, ecco, è esattamente quello che volevo dire. Quest'anno si festeggiano i 600 anni da quando è stato insignito il primo conte. Con questo tutto a domino, ci sono stati tutti degli effetti. Sì, qua è quello che il nostro scopo, io dico sempre, del Comitato del Carnevale, è quello di creare, sai, delle atmosfere magiche, delle atmosfere affascinanti in cui tutti si possono immergersi, sia noi, quello è il bello, che continua a succedere la magia, noi in costume, ma anche la gente che ci vengono a vedere. Qui c'erano parecchi turisti, abbiamo visto che sono usciti dall'albergo ed erano veramente estasiati. Questo, ecco, essere rapiti ancora da questa atmosfera è bellissimo, e in mezzo a dame, a castelli, a cavalieri, amori cortesi, amori rubati, insomma, un po' tutto questo. Io concluderei facendo anche un plauso all'amministrazione comunale di Bar, che comunque tengono veramente questo borgo come un gioiellino. È sempre fiorito, è sempre pulito, è sempre accogliente. Bisogna fare un plauso a loro, perché sì, avere in mano ma determinate preziosità della Valle d'Aosta, ma bisogna saperle valorizzare e soprattutto dargli quel tocco che si contraddistingue dagli altri. Riescono sempre a fare rivivere il borgo da una finestra, da una vetrinetta, come dicevamo prima. Ieri sera io ero qua, dopo aver assistito allo spettacolo, sono scesa, era già tardi, e questa atmosfera magica che c'era, tutto era a disposizione, perché potevi entrare, guardare, vedere, ci siamo fermati, e di riuscire a fare rivivere questo borgo non ha nulla di morto. E non so, probabilmente io vengo anche in certe occasioni, ma in queste occasioni è veramente un gioiellino vivo, e un plauso all'amministrazione comunale, assolutamente. Numerosi sono i gruppi che si sono dati appuntamento a questo Medioevo nella Terra delle Chalands come ultima tappa qui nel borgo di Bar. Molti sono i gruppi che arrivano da Valle d'Aosta, ma tanti arrivano anche da fuori valle. È un esempio questo gruppo che arriva ad Evry, e andiamo a conoscerlo. Allora, chi siete? Come capogruppo devi raccontarci un po' la tua storia e perché siete qua. Ok, allora noi siamo i Menestrelli di Avalon. Io sono serissima, loro sono un gruppo di indisciplinati. Meno male, sì. Che è così. E appunto arriviamo dai Ivrea dintorni, siamo nati come gruppo 2 anni fa. E ve li presento: Ruben, che è il nostro Piper, Alberto, il maestro del fuoco, Vito, il maestro delle percussioni, grazie. E Giovanna è la nostra nuova new entry, e lei è il jolly, lei fa tutto. Cos'è che vi lega a queste manifestazioni, e soprattutto che spirito avete dentro di voi per rappresentare cosa? Allora, beh, sicuramente la passione per la musica, l'amicizia, che quella è fondamentale, la passione per le rievocazioni storiche, per il Medioevo. Borgo di Bar già lo conoscevate? Già lo conoscevamo, devo dire che la Terra degli Chalands ormai ci ha adottato, e partecipiamo a diverse manifestazioni insieme. Questa sfera è magica, quindi bisogna lasciarsi coinvolgere. Assolutamente sì, assolutamente.